Oggi continuiamo con il capitolo della scuola e iniziamo con una considerazione della terapeuta che dice appunto: ma una volta che si torna nel corpo fisico, non si ricordano queste cose? Risposta: sì, gran parte è vero, ma ci sono sempre modi per attingere alla loro coscienza. Ci vuole solo tempo e studio. E qui Dolores dice: molte persone mi chiedono perché non ricordiamo le nostre vite passate. Pensano che aiuterebbe molto se sapessimo coscientemente di queste connessioni karmiche. Risposta: non servirebbe, renderebbe le cose troppo complicate. Riesci ad immaginare quanto sarebbe difficile funzionare nel mondo quotidiano se avessi i ricordi di innumerevoli vite passate che ti bombardano costantemente? Non saresti mai in grado di concentrarti sulle lezioni che devi elaborare durante questa vita. A volte, quando sei un bambino piccolo, ricordi le tue connessioni passate perché sei ancora vicino ad esse, ma in seguito i ricordi che hai negli anni futuri seppelliscono queste memorie e si dimentica, anche se sono ancora lì nel tuo subconscio. Di conseguenza, quando hai la sensazione di dover fare una cosa invece di un'altra, e segui quella sensazione, è generalmente perché il tuo subconscio ti sta ricordando sottilmente un certo aspetto del karma, qualcosa che non hai fatto bene in passato. Risposta: sì, questa è la ragione per cui nel karma generale ti è stato permesso di sviluppare questa tecnica di ipnosi e altre tecniche mediche in modo da scoprire un po' di questo karma passato, così che le persone coinvolte in questo processo possono progredire più rapidamente. Questo ha a che fare in parte con l'ingresso nell'era dell'acquario. Wow, qui sta parlando dell'era dell'acquario, è meraviglioso. Dall'anno prossimo entreremo in una fase meravigliosa della nostra vita. Dal 2023 fino al 2044 ci sarà un ciclo meraviglioso. Qui Dolores fa delle considerazioni. Sono delle piccole scorciatoie, ma questo è ciò che molte persone pensano che dovrebbero essere in grado di ricordare queste cose da sole. Pensano che le aiuterebbe a risolvere i loro problemi. Risposta: sì, aspettano troppo da loro stessi, di solito non succede così. Sembra che sarebbe più facile se ci si ricordasse dei problemi che abbiamo avuto con queste persone. Risposta: purtroppo però sarebbe più difficile perché ti porteresti dietro i pregiudizi del passato assieme al ricordo. E questo è ciò che cerchiamo di evitare. In alcuni casi non aiuta. Alcune persone riescono a gestirlo meglio di altre, ma nella maggior parte dei casi non funziona. Se sei ancora arrabbiato a causa dei sentimenti passati, tutto ciò che ti porti dietro è la rabbia, senza molta logica. E così non sempre la memoria aiuta. Ma la gente dice: se ricordassi cos'è successo con loro prima, potrei capirlo e gestirlo meglio. Risposta: questo non è sempre vero, perché se fossero abbastanza maturi per gestire le loro lamentele in questa vita, direi che probabilmente erano abbastanza maturi per gestirle in quella precedente. Ma se fanno fatica a gestire il problema ora sulla fiducia, per così dire, solo ad accettarlo, come possono accettare il problema originario da cui proviene la situazione? Domanda: quindi pensi che sia meglio se alcune persone non ricordino? Risposta: nel complesso sì. Ci sono eccezioni ad ogni regola. Comunque, alcune persone non hanno personalità abbastanza avanzata per capire queste cose. Risposta: questo è vero. Domanda: sai cos'è il karma? Una definizione generale di karma è:
La legge universale di equilibrio di causa ed effetto, dove ogni cosa, sia buona che cattiva, deve essere ripagata o bilanciata. Andiamo a vedere quello che dice il soggetto. Penso che la parola in sé, diverse persone hanno aggiunto il proprio significato, è difficile da definire davvero, ma come parola molto generale significa amare. Per esempio, sai che se uccidi dovrai affrontarlo di nuovo. Per esempio, diciamo che hai ucciso per soldi, allora devi affrontare di nuovo la stessa situazione finché non riesci a superarla. Spesso le situazioni si capovolgono e potresti finire ucciso per denaro. Ecco quello che significa karma, cioè se in questa vita hai ucciso qualcuno per denaro, nella prossima vita potresti essere ucciso tu per denaro. Per imparare la lezione dovrai fare tu la parte, come dire, da vittima. Qui la terapeuta dice: oh, un rovesciamento completo. Risposta: sì, o potresti dover lasciare una vita molto piacevole in cui tutto è piacevole e perfetto. L'hai accorciata, quindi devi sperimentare la perdita di qualcosa. Tutto torna indietro. Ho anche sentito che ci sono altri modi di ripagare. Non deve necessariamente essere occhio per occhio. Risposta: no, diciamo che fai a qualcuno una grande ingiustizia, gli fai qualcosa di sbagliato, allora potresti dover tornare in un'altra vita e servire quella persona. Forse dovresti prenderti cura di loro, servirli e proteggerli per compensare un torto che potresti avergli fatto in passato. Quindi a volte una vita può essere dedicata a questo, la rinuncia a se stessi per l'altra persona. Quello che fate è sempre giustificato in qualche modo. Wow, questo è molto interessante. Quindi se nella vita precedente forse ho ammazzato qualcuno, ho fatto del male a qualcuno, o ho fatto così tanto male a qualcuno, nella prossima vita io sarò al servizio di qualche persona handicappata o di qualche figlio handicappato, oppure dei miei genitori che magari rimangono tutte e due su una sedia a rotelle mentre io sono in giovane età, per esempio. E questo è molto interessante. Domanda: e tu? Sei un'anima giovane o un'anima vecchia? In altre parole, sei qui da molto o da poco tempo? Risposta: tutte le anime sono in giro per la stessa durata. Alcuni di noi hanno scelto per ragioni personali di incarnarsi nel corpo più spesso di altri. È da qui che deriva il termine anima vecchia o giovane. Alcuni sono giovani in termini di esperienza terrena. Ho scoperto che mi piace fare ciò che posso per aiutare in modo tangibile non solo me stessa, ma anche gli altri. Così ho avuto la tendenza a continuare a tornare più e più volte. Ecco, qui impariamo una cosa meravigliosa, quello che vuol dire anima vecchia, e cioè colui che si è incarnato continuamente sulla terra. È giovane, quelli che magari sono rimasti su altri piani astrali per imparare nella scuola, per così dire, hanno imparato la teoria e adesso sono venuti a fare pratica. Domanda: allora un'anima giovane sarebbe una che non ha avuto molta esperienza terrena? Risposta: sì, o anche solo esperienze negli altri regni, perché la terra non è l'unico regno della coscienza. Domanda: hai detto che stavi andando nelle scuole, che lì stavi imparando lezioni. Beh, se sei in grado di imparare lezioni mentre sei nel mondo degli spiriti, perché dovrebbe essere necessario incarnarsi in forma fisica? Risposta: sentite questa, perché questa è forte. Ce n'è un gran bisogno, per il fatto che è come leggere un libro. Quello di cui parlavamo ieri, del fatto delle lezioni della chimica e del laboratorio. Quando hai letto un libro, la conoscenza è dentro di te, ma non l'hai utilizzata.
E se non usi questa conoscenza, non ha alcun valore. Non puoi cambiare te stesso senza sperimentare una ragione per cambiare. È più forte, più personale se stai sperimentando o vivendo i problemi. Non si sente molto quando si è solo letto qualcosa. Puoi imparare tutto su come fare qualcosa leggendo un libro, ma se non hai l'esperienza pratica non ti serve a niente. Molto bello questo paragrafo, veramente bellissimo. Domanda: dicono che è difficile fare esperienze sulla terra nel corpo, che è un modo difficile per imparare le lezioni. Pensi che sia vero? Risposta: è un modo difficile per imparare le lezioni, ma più duraturo. Se puoi imparare una lezione attraverso tutte le difficoltà che ci si attraversano qui, questo rimarrà con te. Penso che possiamo usare un'analogia e paragonare questo a un corso universitario di chimica. Puoi imparare come eseguire molti esperimenti leggendo il libro, ma fino a quando non hai effettivamente mescolato le sostanze chimiche, eseguito le istruzioni e visto i risultati, gli esperimenti rimangono solo parole in un libro. Attraverso la pratica riesci a capire meglio il processo e i risultati. Molte persone con lauree universitarie hanno solo la conoscenza dei libri, che non possono applicarle alla loro vita. È qui che c'entra in gioco l'esperienza pratica. Questo esempio può essere applicato anche alla meccanica e ad altre occupazioni simili, dove c'è l'apprendimento sui libri contro l'effettiva manipolazione dei materiali. Ed è di questo che vi parlavo io ieri e di cui facevo riferimento oggi. È molto bella questa analogia, mi piace tantissimo. Domanda: sai quante vite hai vissuto? Risposta: non ne ho idea, un centinaio forse, forse di più. Ho perso il conto. Domanda: è difficile tenere il conto? Risposta: dopo la prima cinquantina sì. Ero in grado di percepire come ci fosse un fondo di verità a proposito, perché mentre lavoravo con una donna per un anno intero, solo su 26 delle sue vite, queste cominciarono a confondersi e iniziai ad avere difficoltà a distinguerle l'una dall'altra. Potevo vedere come ognuna influenzasse l'altra e come fossero pezzi di un puzzle, componenti dell'intera personalità integrata. Domanda: c'è un registro da qualche parte? Risposta: lo fanno, ma non è importante. È solo l'esperienza che è importante. Domanda: hai mai sentito parlare di una cosa chiamata i registri akashici? Risposta: sì, i registri della vita. Ci sono entità che sono i guardiani dei registri e sono autorizzati a leggerli. Alcuni che studiano e praticano da anni ne hanno un accesso limitato, ma sono in pochissimi e, che io sappia, nessuno incarnato ha pieno accesso a questi registri. Un altro spirito vide questi registri come più accessibili. Domanda: hai mai sentito parlare dei registri akashici? Esito, forse voi la chiamate in un altro modo. Pensi che ci sia da qualche parte un registro di tutte le volte che hai vissuto? Risposta: oh sì, credo che se dovessi chiamarlo in qualche modo lo chiamerei il libro della vita, un registro di ciò che hai fatto. È su quello leggio laggiù, è molto grande. Domanda: quello è solo il tuo registro o quello di tutti? Risposta: beh, tutti possono accedervi e consultarlo. Si girano le pagine e se lo sto guardando io, allora riflette quello che sto cercando. Se lo guarda un altro, allora riflette quello che cercano loro. È un libro di tipo magico.
Mi chiedevo come i registri di tutti potessero essere in un libro solo. Dovrebbe essere un libro enorme. Risposta: ciò che vuoi trovare, ciò che stai cercando, è proprio lì. Un'altra entità, cerco di spiegare i registri akashici ad un livello più personale. Risposta: fedele al vostro sistema di credenze, esistono i registri akashici a cui si può accedere per raccogliere le informazioni personali che potete cercare. Questo concetto di registri akashici non è forse totalmente compreso. Vogliamo definirlo meglio ora. Forse potreste usare un'analogia delle cassette di sicurezza della vostra banca. Le singole cassette conservano i vostri effetti personali. Il concetto stesso di banca è quello di un magazzino. Tuttavia, ogni singola cassetta contiene solo ciò che è rilevante per ogni individuo. E così potete vedere che voi stessi conservate o di fatto siete la cassetta di sicurezza della vostra energia. È semplicemente che noi possiamo andare alla vostra specifica cassetta e ritirare le informazioni che cercate. Voi stessi, tuttavia, siete il ricettacolo di queste informazioni. Io qui farei un piccolo appunto perché Crayon ci ha parlato dei registri akashici e ci ha detto che nel nostro Merkaba c'è anche il registro akashico delle nostre vite passate e di tutte le nostre memorie che sono persino nel nostro DNA. Quindi tutto è con noi ora, solo che noi non possiamo avere accesso a tutte queste informazioni. Domanda: queste cassette di sicurezza contengono tutti i registri delle nostre vite future e passate? Risposta: contengono solo ciò che è appropriato per voi in questo momento. Ci sono naturalmente dei contenuti che per voi non sarebbero appropriati conoscere, quindi non troverete nulla di questo tipo nella vostra cassetta di sicurezza. Domanda: come vengono depositate le informazioni nella scatola? E attraverso la vita che viviamo, i pensieri che pensiamo o cosa? Risposta: tutto ciò che sperimentate, ogni singolo pezzo di esperienza con cui avete a che fare nella vostra vita, viene automaticamente alimentato in questo registro mentre lo sperimentate. È semplicemente come se venisse fatto un nastro della vostra vita, che è poi disponibile per essere richiamato in qualsiasi momento. Domanda: è possibile che altre persone abbiano accesso a questo nastro? Risposta: certo che può esserlo, come sai già attraverso il tuo lavoro. E qui farei un piccolo appunto. Mi ricordo una canalizzazione di Crayon in cui parlava appunto degli registri akashici e ci diceva che in futuro, una volta che noi espanderemo la nostra consapevolezza e che inizieremo a vedere attraverso il velo dell'oblio, avremo accesso alle nostre memorie akashiche e che queste memorie in futuro li vedranno tutti. Per esempio, in una vita futura, quando la polizia, per esempio, ti fermerà e ti chiederà che cosa hai fatto, non c'è bisogno nemmeno di aprire bocca perché tutto verrà scritto, tutto si vede nel tuo, si leggerà nella nostra Merkaba. Si leggerà assolutamente tutto, come dire che riusciranno a leggere l'energia di quella cosa e avere l'accesso esattamente a quello che è successo in quel momento preciso. Domanda: questo è quello che succede in ciò che chiamiamo una situazione di vita? Risposta: è effettivamente possibile incrociare i registri akashici di altri individui e ricevere impressioni delle esperienze da loro vissute. Questo non è così raro come potrebbe sembrare. Una reazione empatica è una vera e propria espressione di questo meccanismo in atto. Domanda: in altre parole, quando stiamo esplorando ciò che sembra essere un'esperienza di vita passata, in realtà potremmo finire
Quell'indagare i registri akashici di qualcun altro? Risposta: o forse il tuo. Domanda: c'è un modo per determinare la differenza? Risposta: è importante saperlo. Il fatto che venga riprodotto è in virtù del fatto che ti viene offerto, e questo prova che sia rilevante. Pertanto non dovrebbe essere necessaria alcuna distinzione sull'appartenenza del registro. Il fatto che ti venga riprodotto è un'indicazione che è la riproduzione appropriata per te in quello specifico momento. Mi è stato anche detto che ci sono alcune cose che non è appropriato conoscere e quelle domande non dovrebbero ricevere delle risposte. Alcune informazioni sono come veleno invece che medicina, ed è meglio non farci conoscere alcune cose. È una forma di censura per la nostra protezione. Domanda: esiste una teoria secondo la quale tutta la vita di una persona sia registrata come un'energia? Tu usi l'analogia di un registratore, ma c'è l'idea che tutte le cose, anche i pensieri, le azioni ed ogni cosa produca energia e che questa energia rimanga intatta. Ritieni che questa sia una buona analogia per una cassetta di sicurezza? Risposta: è una buona analogia. Se fosse necessario, tutto questo lo si può anche cancellare, rimuovere forse un particolare segmento di un'esperienza degli archivi che non servirebbe a niente, come per esempio i forni di Auschwitz, l'esperienza di bruciare gli ebrei. Domanda: possiamo anche riuscirci consapevolmente se fossimo determinati a farlo? Risposta: non sta a te dirlo, perché tu sei solo una piccolissima parte del tuo intero sé. È il tuo intero sé che, in collaborazione con i custodi delle informazioni, prenderebbe questa decisione. Non avviene a livello cosciente, perché tu non hai accesso alle informazioni che determinerebbero se un particolare segmento delle tue esperienze sia adatto alla cancellazione. Questa decisione coinvolge i custodi dei registri insieme alle forme o livelli superiori della tua consapevolezza. Domanda: parlavi della cancellazione di eventi come i forni di Auschwitz. Questi ricordi sono cancellati a causa della loro negatività? Risposta: diremo che per gli individui che hanno sperimentato i forni, per la maggior parte, questa non era un'esperienza voluta. Quindi, per proteggerli karmicamente, cioè per evitare che questa esperienza causasse problemi nelle loro vite successive, poteva essere cancellata, in modo che il loro subconscio non potesse accedere alla tragedia di un tale evento che avrebbe effettivamente causato problemi nelle loro vite successive. Domanda: questo fa parte del processo che avviene quando vanno nel luogo del riposo? Risposta: questo è esatto, è un processo di guarigione in cui queste esperienze traumatiche sono annullate dalle energie di guarigione. E io mi fermerei qui, da domani partiamo da qui. Grazie mille, ciao a tutti.